Il virus della vela in solitario inizia probabilmente negli anni spensierati dell'Optimist. La maggior parte degli skipper ci sono stati prima, per gustare il piacere molto più maturo delle regate in mare aperto. Per i 24 maschi e le due femmine, la terza tappa del World Cup Istanbul 2010 è francamente un gioco da ragazzi. Questa è una fase in cui è necessario fare un sacco di strategie, avremo venti forti, più o meno forti. Si deve stare molto attenti a conoscere come si manovra la barca per andare veloce, in condizioni un po' particolari. Fare buone tattiche al momento giusto e poi mettersi il coltello tra i denti. Nella baia di Atene, fino a che Euro non degnerà di mostrare la sua forza, la terza tappa sembra quasi una sfilata di barche. Il percorso è scoraggiante, ancora 190 miglia a est del labirinto delle isole di Mar Egeo, tante trappole che sapranno vivacizzare il viaggio. Assomiglia davvero a una gara dritta e in effetti ci saranno bei colpi da giocare nelle isole perché sono molto elevate, creano zone senza vento ed altre dove soffierà forte ed è lì che possono esserci le differenze, catturati dal cono d'ombra delle isole o partire alla grande. Su un palcoscenico di appena 24 ore di regata non si potrà chiudere occhio, non si potrà lasciare la barra del pilota automatico, ad eccezione del minimo necessario. Tappa veloce e lunga. È una specie di esercizio, credo. Il tocco della barra del timone che fa la differenza, vediamo che ci sono capitani che hanno più capacità a determinante velocità, ci sono quelli che più veloci di bollina, gli altri sono più veloci in poppa, alla barra del timone, ora di pratica e sensazioni, il senso e l'esperienza è questo che ciò fa la differenza. Si gioca con la mente, la fatica, l'attenzione, un po' la motivazione. È ciò che fa la differenza. Ognuno di noi ha un grande carattere. Sono sottilissime le differenze. Non pensate che Selim Kakis, l'unico skipper turco in gara, sia un cattivo timoniere. Il comandante di Turk Telekom ha partecipato il 470 alle Olimpiadi, sarà un punto di riferimento e con orgoglio viene indicato tra i primi 10 al tramonto di questo giorno. Selim è stato sempre a ridosso dei tre leader, tre timonieri formidabili, Francisco Lobato, François Gabert ed Eric Perron, alle prese con la peschiera del capo Sonneau.